Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare della storia di Cade 6, ma più in particolare della sua storia prima di essere un guardiano e addirittura un exo. Cade era un avventuriero umano che aveva una famiglia e un figlio. Il figlio di cui si parla probabilmente è Ace, quello che viene citato più volte nelle sue lettere, con delle frasi a volte confuse che ci fanno pensare che potrebbe anche essere che questo figlio in realtà non sia mai esistito, semplicemente un frutto dei ricordi modificati del Cade, così come è adesso, anche da umano era molto bravo a mettersi in brutte situazioni e a contrarre debiti. Infatti doveva delle cifre enormi a molte persone, in particolare a Clovisper. Questo gli fece un'offerta per poter saldare tutti i suoi debiti. Semplicemente Cade doveva far parte di una missione e diventare un exo, quindi far parte dei primi esperimenti per capire effettivamente le potenzialità degli Ex come macchine da guerra. All'epoca, durante l'età dell'oro, erano usate per questo. Cade, pur di salvare la sua famiglia e di permettergli di vivere senza il peso dei debiti che lui stesso aveva creato, accettò il lavoro. Durante questa missione venne a conoscenza nel collettivo di Ishtar di una dottoressa, della quale probabilmente si innamorò perdutamente. E quindi si potrebbe pensare che sia questa la vera regina di cuori, scusate, l'asso di cuori a cui Cade è riferito durante la missione segreta di Destiny 1. Diventato più avanti nel tempo un guardiano e quindi avendo già perso gran parte dei suoi ricordi a causa dei numerosi riavvii, ne contiamo 6 per la precisione, Cade compì un'impresa molto particolare che lo portò ad essere uno dei guardiani più conosciuti del momento. Infatti da solo sconfisse un'intera colonia dell'alveare sulla Luna, combattendo a fianco di un capitano Kalu. Dopo questa impresa, Cade cercò anche di battere la famosa sfida dell'avanguardia, soltanto che perse la scommessa e quindi cercò di interessarsi, come uno dei primi guardiani a farlo, alla Volta di Vetro e ad Atheon. Purtroppo, dopo la morte di Andalbrask, un suo caro amico, Cade decise di intraprendere la sua stessa via e quindi di diventare l'avanguardia dei cacciatori. Da quel momento la storia più o meno la conosciamo, sappiamo come è andata a finire grazie ai giochi di Destiny 1 e Destiny 2. E sappiamo anche che con il prossimo DLC Cade probabilmente ci lascerà ucciso da Uldren. Ecco, con questo video magari ci tenevo a informare molte persone, me per primo non sapevo di questa storia. Il fatto che Cade si sacrificò la sua umanità per poter permettere alla sua famiglia di vivere in pace. Quindi Cade non è o era semplicemente il buffone della corte, ma è qualcuno che, come verrà messo in luce con questo DLC dal tono un po' più cupo, qualcuno che effettivamente lottava per degli ideali a cui teneva, soprattutto abbiamo visto quello della famiglia per la quale Cade ha sacrificato la sua umanità, probabilmente quello che per una persona è una delle cose più importanti. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e iscrivetevi. Commentate qua sotto con tutto quello che volete. E, insomma, ricordiamo, cerchiamo di ricordare Cade come una persona, come un ex, scusate, dagli ideali forti. Noi ci vediamo domani, come sempre, con un nuovissimo video. Detto questo, ciao.